110 aveva dei massimali per singola lavorazione, dei prezzari di riferimento, una certificazione della classe energetica e una certificazione fiscale sul credito. Le truffe sul 110 sono dell'ordine dello 0,9%. Non ci sono state le truffe sul 110% e i prezzi. Ma perché loro diceva l'aumento Draghi, dei prezzi, lo diceva il suo ministro dell'economia. Ma perché il vero problema è la cedibilità del credito, è che l'Europa si è resa conto che abbiamo sostanzialmente creato una moneta alternativa. Questo è l'elemento centrale. E quando è arrivato Draghi, adesso sto dicendo una cosa che verrà ripresa probabilmente non soltanto a livello locale. E quando è arrivato Draghi gli è stato detto: guarda, questa cosa deve mettere un freno. Punto. Questa è la verità. La criptovaluta dell'Italia. La cedibilità extra filiera, erga omnes con un numero di cessioni infinite, di fatto ha creato una moneta alternativa e questo all'Europa non piaceva. E quindi si è intervenuti con il più filo europeista del Draghi, cioè Draghi, dicendo guarda che sta quello di bloccarla.